Nonostante gli avvisi sui cambiamenti che il meteo avrebbe potuto subire a partire dal pomeriggio, molti sono stati gli interventi messi in opera dai vigili del fuoco in tutto il Veneto, ma anche a Chioggia, dove le squadre sono state impegnate in molteplici occasioni. Il forte vento che si è abbattuto ha spezzato rami, alberi, fatto volare cestini, sedie in plastica e tutto ciò che non era ben ancorato. Per precauzione, i vigili del fuoco hanno controllato se le impalcature poste sulle facciate degli edifici più esposti fossero a rischio o in sicurezza. A Borgo San Giovanni un grosso albero si è spezzato, rovinando addosso a due auto al di là della staccionata della proprietà. Per fortuna non ci sono feriti, nessuno si è fatto male, ma le macchine sono uscite contuse, graffiate e ammaccate su tutta la carrozzeria. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per liberare le auto e mettere l'area in sicurezza. Gli alberi, quando sono vecchi, malati e fragili, costituiscono un serio pericolo. Non solo per le auto, ma anche e soprattutto per le persone. Ci sono alcuni alberi nel nostro territorio che rischiano di fare la stessa fine, attenzionati, che potrebbero essere abbattuti per le raffiche di un forte vento, come ieri. L'amministrazione sta facendo il possibile per non dover ricorrere al taglio, ma in alcuni casi si renderà necessario per non rischiare la salute pubblica. Le mille e una notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni, le mille e una notte ti augura sogni d'oro. Le mille e una notte, in Viale Mediterraneo, a Sottomarina, Chioggia.